Bene ragazzi, eccoci al secondo video di Battlefield sulla campagna. Ce l'avevamo lasciati che dovevamo raggiungere il tetto di questa fabbrica molto molto cazzuta perché c'erano veramente tantissimi nemici. Per chi se lo fosse perso, invito ovviamente a guardare il vecchio video. Invito a mettere un bel mi piace, già così di subito a prescindere, e un commento riguardo a più o meno tutto quello che vi viene in mente. E niente, quindi continuiamo. E vediamo di salire. La nostra missione è appunto quella di salire sul tetto di questa fabbrica. Qui. Oh cazzo. Mi sembra che le cose non vadano molto bene perché un elicottero ci attacca. Ah, ecco, forse questo era un po' l'inizio dove c'eravamo. No? No, non eravamo ancora qua. Ora cerchiamo di andarcene perché veramente ci sparano tipo tutti. Ecco, sono morto. Forse non dovevo fermarmi. Non ne sono molto sicuro. Loro si sono fermati, mi sono fermato. Ma in effetti forse dovevo andare avanti adesso, quindi la rifacciamo. Mi sa che farò un bel po' di figure un po' brutte in questa serie di video perché morirò parecchie volte. Ecco, una cosa bella di sicuro di Battlefield 4, di Battlefield in generale, che invece non è, secondo me non è così per Call of Duty, che comunque la campagna su Battlefield è più difficile, almeno io l'ho trovata più difficile, poi magari per voi non è così, però mi sembra parecchio, parecchio, ahia, più complicata. Non capisco essenzialmente cosa stiano facendo i miei amicicci. Potrebbero semplicemente muovermi e dirmi dove andare, perché sono un po' nei guai. Beh, ok, credo che bisogna andare avanti. Ah, un attimo. Cazzo, cazzo. Mi stanno sparando tutti. Ok, ma devo andare avanti. Aspetto che la vita si ricarichi un attimo. Via, 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 via. Non è una bella situazione perché abbiamo un elicottero che ci spara e ci sta massacrando. Mi serve un fottuto RPG. Ah, ecco, no, forse niente RPG, semplicemente saliamo sull'elicottero. No! No, 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 no. Salta, salta, salta. Cazzo. Brutta situazione. Aia. Bruttissima situazione. Molto. Cosa diavolo sta succedendo? Cioè, pure. Ah, cioè, sto precipitando in questo modo bellissimo. Figata comunque. Beh, ovviamente è tutto scriptato, ma insomma, ormai purtroppo è un po' la moda, diciamo, di fare video così, video, scusate, di fare single player così appunto scriptati. Però la vedo durissima. Ora vediamo un po'. Questa è la prima missione. Come avete visto nella prima, proprio prima era partito in un posto in cui appunto uno di noi era rimasto incastrato e l'abbiamo dovuto lasciare lì. Ora vediamo un po' dove siamo sostanzialmente. Qui, vabbè, cercano ovviamente di toglierci, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Il nostro amico non è messo male, non, cioè, non è messo bene. Chi sono questi? Chi è sto tizio? Ehi, ehi, ehi. Ok, Rocker, mi servi qui, ci sono. Aiuta Dan, o Dun, o Don. Un lupo in trappola, l'osso polverizzato, la tengono insieme solo carne e uniforme. Pesante. Devo tagliargli la gamba? Non è proprio bella come cosa. E lui è morto, mi sa. Beh,
Non è morto, è solo svenuto, ma non ci credere, non ci giurerei molto. Ecco, se prima non era morto, ora lo è di sicuro. Ditemi magari anche se l'audio e il video si sentono, si vedono bene, perché alla fine è una delle prime volte che... Ah, beh, lei mi piace nelle sessioni in macchina. E la prima volta, la seconda in realtà, che registro su Xbox, quindi allora. Bel punto di recupero secondario. Non vedo niente, perfetto. Ora io ovviamente ripeto, non sto guidando, quindi non posso leggere i sottotitoli e non ho l'audio del gioco, quindi mi perderò un po' di cose, ma vabbè, dove stiamo andando? Non usciamo di strada perché ecco, proprio quello che volevo dire. Non ci sto capendo più niente. Ok, avevamo un attimo. Eravamo andati un attimo fuori strada, ma ora sembra che ci siamo. Ecco, così direi che è molto meglio. Che con la visuale in prima persona veramente non si capisce niente. Accelera, purtroppo più di così. Non posso fare molto. Dobbiamo andare al punto di recupero secondario, in cui probabilmente ci sarà un altro elicottero o qualcun altro. Il fatto che abbiamo un fantastico elicottero che ci insegue. Noi non siamo propriamente su un mezzo corazzato. Però, vabbè, vedremo di farcela. Sono già morto due volte, non vorrei morire una terza, perché sennò veramente che figura ci faccio. Anche perché, visto che da un bel po' che gioco agli FPS, comunque a Battlefield in generale. Ok, ho preso in pieno un palo, mi sono rallentato di brutto, sono a 22 di salute, quindi ancora una scarica e sono morto, ci è mancato poco, l'ho visto che ci è mancato poco, perché beh, alla fine, cioè, sostanzialmente non è che possa farci molto. Penso che sia proprio il gioco che debba andare così, perché non potevo fare molto. Ammazza quel figlio di Troia, dai cazzo! Muori, muori! Oh! E che cazzo, hai rotto i coglioni, elicottero di merda. Ecco, questo è la situazione in cui ci eravamo trovati a inizio campagna, ovvero la macchina è, come vedete, andata in acqua. E beh, ovviamente io stavo sparando un elicottero, non c'era praticamente nessuno che guidava. E quindi il nostro amico che si è... E si era, diciamo, incastrato lì. Purtroppo l'abbiamo dovuto lasciar lì, noi ce ne siamo andati. E quindi qua ritorniamo un po' all'inizio della campagna. Si parla, da quello ho letto solo un attimo, Suez. Non so se sta parlando del canale di Suez o qualcosa del genere, perché ripeto, io non ho l'audio e vabbè, adesso stavo parlando con voi, non avevo tempo per leggere i sottotitoli. Bene, obiettivo sbloccato, 20G, quindi prima missione della campagna fatta, direi niente male, insomma, abbastanza bello. Direi anche che magari questo video può essere un po' più corto, un bel po' più corto dell'altro, anche perché probabilmente 20 minuti di video non tutti hanno il tempo né la voglia di guardarli. Questo è venuto di circa 10 minuti, direi a questo punto che possiamo lasciarci qua. Magari vi faccio vedere, ecco, l'introduzione alla nuova missione, questo filmato. Poi, quando inizierà la missione, direi proprio che possiamo appunto salutarci. Ripeto comunque, per tutti quelli che seguono il canale per i video di World of Tanks, visto che la maggior parte assolutamente non, come dire, non disiscrivetevi, perché continueranno assolutamente i video di World of Tanks. Solo che magari penso che a volte sia anche giusto variare, insomma. Qua mi sembra si stia parlando di una situazione in Cina. Vabbè, come al solito gli americani sono sempre i meglio e tutti gli altri sono i cattivoni. Cioè, tutti gli altri. Alla fine in ogni gioco di FPS è sempre ambientato o in Medio Oriente o in Russia. Che i russi sono cattivi o in Cina. Cioè,
Non ho mai visto un gioco in cui gli americani erano i cattivi, non ho mai giocato a un gioco in cui gli americani erano, diciamo, appunto i terroristi. Tu magari stavi dalla parte dei, non lo so, degli iraniani o cose varie. Bene, bene, mi sa che l'introduzione è finita. Ok, a questo punto direi che vabbè, è già la missione. Quindi, vi ringrazio per l'attenzione, ripeto, un bel mi piace, un bel commento, se volete che continui, se volete che quando poi ci sarà il 31 farò i video anche sul multiplayer. E a questo punto vi saluto con questi... quasi stavamo per investire dei tizi, non capisco perché ci sia tutto questo casino. Non vedo proprio una situazione fantastica. Comunque, niente, alla prossima, ciao!